Un velo di tristezza è calato nelle prime ore di stamani su tutto il Vergante alla notizia della prematura scomparsa di Pasquale Mazzola, sindaco di Pisano. Aveva 55 anni, era nato il 27 giugno del 1963 a Napoli, si era trasferito al nord da giovane e aveva abbracciato la carriera militare. Persona discreta, innamorata del centro collinare, viene descritto con parole che ne esaltano la personalità. Sposato con Cristina Miazza, lascia due figli, Ilaria, 30 anni, e Marco, 23. Il decesso è avvenuto alle 5:30 di stamani nel reparto hospice di Arona. Dopo due mandati all'opposizione, era stato eletto sindaco nella primavera del 2014 con la lista Rinnovare è un dovere, con la quale aveva ottenuto 299 voti contro i 179 del sindaco uscente Gianluigi Cristina. Al suo fianco sino all'ultimo Massimo Iatrino, vice sindaco, che quasi certamente reggerà il comune sino alle prossime amministrative previste in primavera per scadenza naturale. Questi ricorda, dedicava al comune e alla famiglia tempo e passione come fossero tutta la sua vita. Cavaliere del lavoro, aveva fatto una carriera nell'esercito e si era congedato come luogotenente. Aveva partecipato alla vita politica sino allo scorso dicembre, anche se ad agosto del 2018 aveva avuto le prime avvisaglie del malessere. Parole di conforto le espresse il consigliere regionale Luca Bona. Era innamorato del Vergante e in particolare del suo paese. Anche negli ultimi tempi si occupava dei progetti che avrebbero migliorato il borgo. Elisa Piaterra, sindaco di Nebbiolo, aggiunge: per l'Unione Montana Comuni dell'Alto Vergante è una grande perdita. Persona riflessiva, di poche parole, sapeva unire i gruppi e lanciare proposte positive. Fabrizio Barbieri di Main aggiunge: ho appreso con tristezza la sua dipartita. Sapevo della sua malattia, ma speravo in una sua guarigione. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Pisano lunedì 28 gennaio alle 15 da Don Arnaldo Giulini. La salma proseguirà poi per l'ara crematoria.